Benvenuti in questo nuovo tutorial. Oggi suoneremo insieme il nuovo brano del nuovo CD che si intitola Tardi Tamai. Il brano nel libretto dei canti si trova al numero 523. All'inizio avremo una introduzione, quindi due strofe, un ritornello, una terza strofa, un'altra volta il ritornello che è nella tonalità del Mi. Dopodiché poi avremo un ponte che ci consentirà di modulare dalla tonalità del Mi alla tonalità del Fa. E quindi poi avremo per il ritornello e lo ripeteremo per tre volte. Nel compendio con gli approfondimenti che troveremo all'interno della confezione del CD andiamo a leggere un piccolo estratto. Le strofe più contenute preludono a un pre-chorus molto incisivo che insiste sull'espressione «Eri con me, ma non ero con te». È un ritornello molto vivace che trasmette la consapevolezza di essere dei salvati. Il brano, che non è adatto alla liturgia, può essere eseguito nella preghiera comunitaria in tanti momenti in cui si voglia celebrare la bellezza che salva, il nostro ritorno a Dio. Ascoltandolo pensiamo a quanto potrebbe essere indicato al termine di una celebrazione penitenziale. Passiamo quindi all'introduzione ed andiamo a vedere gli accordi che non sono scritti sul libretto ma che corrispondono agli accordi scritti sulla seconda parte del ritornello. Quindi dalla frase «Nelle creature mi gettavo». Quindi gli accordi sono Mi. Poi sul libretto troveremo Si con il basso del Re diesis e noi suoneremo soltanto il Si. Dopodiché poi abbiamo Mi con il basso del Re, quindi in questo caso faremo il Mi e alziamo l'anulare lasciando la quarta corda libera. Quindi non è altro che questo qui, un Mi settima. Dopodiché poi abbiamo La con il basso del Do diesis, in questo caso noi faremo La ad 9 con il basso del Do diesis, che è molto semplice, quindi da La alziamo l'anulare lasciando libera la seconda corda ed il mignolo andrà a premere sul quarto tasto la quinta corda. La sesta corda non si suona, quindi poi abbiamo il La. Poi abbiamo Si sus 7, noi faremo un accordo più semplice che è Si sus quarta, quindi prima e seconda corda libera, sul quarto tasto il mignolo andrà a premere la terza corda, l'anulare la quarta corda e l'indice sul secondo tasto andrà a premere la quinta corda e la sesta corda non si suona. Poi abbiamo Do diesis minore, La. E qui metteremo un'altra volta Si sus quarta. Passiamo adesso all'accompagnamento, andiamo a vedere lo schema. Giù, giù, su, giù, su. Ripetiamolo per quattro volte sull'accordo maggiore del Mi. Giù, giù, su. Andiamo adesso ad applicare l'accompagnamento sugli accordi dell'introduzione. Ovviamente adesso l'accompagnamento io lo sto suonando lentamente, poi lo suonerò alla velocità originale del brano. Quindi applichiamo l'accompagnamento agli accordi. Abbiamo La, Si, Mi, Si, Mi col basso del Re, La col basso del diesis, Si sus quarta, ci fermiamo e poi faremo una penata in giù sul Do diesis minore, quindi sul La e poi quindi sul Si sus quarta. Come vedete sia sul Mi con il basso del Re che quindi il Mi settima che sul Si sus quarta ho fatto degli stacchi. Ora ovviamente questi stacchi sono sempre facoltativi, come anche tutta l'introduzione è facoltativa, quindi noi potremmo iniziare la strofa direttamente dal suo primo accordo, dal Si minore. Andiamo adesso a suonare
l'accompagnamento alla velocità originale del brano, che è 150 bpm. 1, 2, 3, 4. Diesis minore, La e Si. Passiamo quindi alla prima strofa, andiamo a vedere gli accordi: Si minore, Sol, Re e La. E questi accordi si ripetono per tutta la strofa e poi alla fine avremo un La sus quarta, che praticamente partendo dall'accordo maggiore del La, l'anulare si sposterà dal secondo tasto al terzo tasto. Andiamo ad applicare adesso l'accompagnamento sulla strofa avendo una accortezza di curare la dinamica, cioè nella strofa l'accompagnamento lo suoneremo ad un volume più basso, quindi faremo meno forza con il plettro sulle corde, mentre invece sul ritornello aumenteremo il volume, quindi facendo più forza sul plettro. Allora andiamo ad applicare adesso l'accompagnamento sulla velocità del brano. 1, 2, 3, 4. Sol, Re, La, Si minore, Sol, Re, La, Si minore, Sol, Re, La, Si minore, Sol, Re, La, Si minore. Come vedete, io l'ultima frase che corrisponde al pre-ritornello, come vedete il Sol l'ho anticipato, ho fatto delle penate in giù, La sus quarta, La, Si sus quarta. Ovviamente questi stacchi sono facoltativi, quindi potete anche continuare tranquillamente ad accompagnare senza, ripeto, senza fare gli stacchi. Passiamo quindi sul ritornello, dove già abbiamo visto gli accordi nell'introduzione, ricordando che appunto la seconda parte corrisponde proprio agli accordi visti nell'introduzione. Andiamo a applicare quindi l'accompagnamento, ricordandoci che sul ritornello dovremo suonare ad un volume più forte, quindi le corde dovranno essere pizzicate più forte. 1, 2, 3, 4. Diesis minore, La, un quarto di diesis, La, Si, Mi, Si, Mi, La, un quarto di diesis, La, Si sus quarta, do diesis minore, La e Si sus quarta. Andiamo ad ascoltare quindi adesso l'introduzione. La prima strofa è del primo ritornello con la base originale. Solitario, gli occhi mi avessi fornito splendore, hai il signore.
Dopodiché abbiamo una seconda strofa ed il ritornello. Giungiamo quindi sul ponte. Il ponte lo dividiamo in due parti. Praticamente la prima parte è fino all'accordo del Do settima. Mentre invece la seconda parte dall'accordo del Fa, quindi praticamente dalla modulazione. Sulla prima parte andiamo a vedere gli accordi della prima parte, quindi Do diesis minore, La major 7, La maggiore settima, quindi praticamente la prima corda è libera, sul secondo tasto l'anulare premerà la seconda corda, sul primo tasto l'indice premerà la terza corda e sempre sul secondo tasto il medio premerà la quarta corda. La quinta corda è libera, la sesta corda non si suona, quindi La maggiore settima. Sul libretto è scritto La settima più. Dopodiché poi avremo il Sol diesis minore e un'altra volta il Si quarta, Si sus quarta, quindi Do diesis minore, il Mi con il basso del Re che corrisponde al Mi settima. Dopodiché un'altra volta La settima maggiore, Si sus quarta e Do settima. E dopodiché poi qui ci sarà la modulazione. Sulla prima parte del ponte possiamo applicare anche un secondo accompagnamento, ovviamente è facoltativo, e questo accompagnamento ci consentirà di curare un po' più la dinamica e di avvicinarci all'arrangiamento. L'accompagnamento è molto semplice, sul Do diesis minore è giù, giù, su, giù, giù, su, giù, giù. Ripetiamolo per quattro volte di seguito, giù. Adesso ovviamente l'ho fatto lentamente e adesso andiamo ad applicare l'accompagnamento 1, 2, 3, 4 La diesis minore, Si sus quarta, diesis minore, Mi settima, che poi qui con uno stacco e con il Do settima andremo a modulare per arrivare sulla tonalità del Fa. Andiamo a vedere quindi gli accordi sulla seconda parte del ponte dove avremo modulato, quindi abbiamo Fa, Do, Re minore settima, Si bemolle con il basso del Re. Questo accordo è molto semplice, quindi sul primo tasto l'indice andrà a premere la prima corda, sul terzo tasto l'anulare premerà la seconda corda ed il medio la terza corda, la quarta corda è libera, il Re, e la quinta e la sesta corda non si suonano, quindi Si bemolle con il basso del Re, Si bemolle e Do settima. Sulla seconda parte andremo ad applicare il primo accompagnamento. Quindi andiamo a suonarlo con il metronomo. 1, 2, 3, 4. Fa. Do. Re. Si bemolle basso del Re. Si bemolle. Do settima. Passiamo quindi sul ritornello in Fa. Andiamo a vedere velocemente gli accordi. Fa. Do. Re minore settima. Si con il basso del Re. Si bemolle, Do, un'altra volta Fa, Do. Qui non faremo il Mi bemolle settima maggiore come scritto sul libretto e neanche il Fa con il basso e il Mi bemolle, faremo il Fa settima. Quindi dal Fa alziamo il mignolo, dopodiché poi un'altra volta Si bemolle con il basso del Re, Si bemolle, Do settima e Fa. Andiamo adesso ad applicare l'accompagnamento con il metronomo.
1, 2, 3, 4. Dopodiché quindi poi ripeteremo per altre due volte il ritornello. Ovviamente nella versione originale ci sono altri stacchi, c'è una pausa con la batteria, ma questo non è necessario spiegarlo all'interno del tutorial. E quindi poi concluderemo il brano con un La bemolle ed un Fa. Ovviamente pure questi sono degli accordi facoltativi. Andiamo quindi ad ascoltare adesso il ponte con il ritornello in Fa. Il tutorial è finito qui, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!